Vorrei invece inoltrarvi, io oggi praticamente non faccio niente ragazzi, le domande le hanno fatte i membri della community, quindi oggi mi riposo, faccio solo da portavoce. Allora, domanda estremamente tecnica che vi pone Alessandra, nickname Ale the Doctor per chi la conoscesse così. Allora, quasi tutti i cantanti, si scrive, utilizzano uno o due auricolari durante i live per sentirsi. Allora, lei ha osservato a Malè che Federico era auricolato, mentre Jacopo e te Michele non li usate gli auricolari. Vuole sapere, c'è un motivo particolare? E Sì, per come riuscite a essere intonati comunque? me no, semplicemente è uno strumento del progresso moderno, diciamo. Io lo sento perché cantando ho un microfono per la voce e chiaramente in quel microfono rientra tutta la batteria, mi entra in quel microfono, cioè non può prendere solo la mia voce, mentre loro hanno un amplificatore distante. E la voce viene gestita bene, per me è un problema. E quindi con la cassa monitor, con la spia, che è ciò che sento praticamente, che mi dà il riferimento per essere intonato, essere a tempo, eccetera, riesco a essere perfetto perché ho il suono che mi entra perfettamente nelle orecchie e non è fuorviato da null'altro che c'è nell'aria, cioè non ho la batteria in mezzo, io sento solo quello che voglio dentro le mie orecchie e quindi riesco ad intonarmi meglio. Loro Chiarissimo. non ne hanno il bisogno perché hanno appunto l'amplificatore distante, quindi riescono comunque a fare la stessa cosa non utilizzando gli auricolari. Certo, perfetto. E adesso da Trieste, dove eravamo poco fa, vogliamo rapidamente a Messina, dove ci aspetta la giovanissima Natalia. Buongiorno Natalia, quanti anni hai? Buongiorno, 18. Giovanissimo, una creatura! Ma è vero Sì, che sì. addirittura hai convinto i tuoi genitori ad andare in gita a Venezia per rivedere i Bastard? Sì, precisamente. Prego A con la tua. Padova. Alla Padova, ecco. Sì. Vai con la tua domanda. Allora, io volevo fare una domanda che sicuramente vi hanno già fatto molte volte sul ruolo che ha oggi la musica, ma la volevo fare precisamente a voi perché vi considero un po' l'incarnazione di quello che oggi uno spirito musicale che si sta perdendo, una dedizione per la musica fine a se stessa, senza nessuno spirito utilitaristico, insomma. E quindi volevo chiedere, in un contesto come quello italiano, in cui al momento la libertà creativa è un po' sottomessa alle leggi di mercato ed economiche, quanto pensate che la musica, in quanto arte e impegno, musica che sta diventando merce di scambio tra poco, possa invece ritornare a essere quello strumento di smuovere le coscienze come era in passato, di aggregazione sociale, quindi per trasmettere qualcosa di importante, insomma. E cosa potete fare voi in quanto gruppo, in quanto musicisti? Complimenti per la domanda. Grazie. È un argomento che ci sta abbastanza a cuore. Beh, posso dire che non è. In realtà c'è ancora la musica di passione, è molta, però purtroppo non è quella che sta sul grande mercato. Lo so. La Sì, infatti musica parlo. che, come la vediamo noi, la vivono No. tante altre persone, ma rimangono insomma in un circuito molto più piccolo e sicuramente è dove non vanno a ricercare le case discografiche, purtroppo. Chiaramente è anche colpa non solo delle case discografiche, ma del pubblico medio italiano Dell'acquirente. che purtroppo è sempre meno propenso a sforzarsi ad ascoltare, cioè gli viene propinata una musica molto Confezionata. superficiale, più delle volte, e niente, si è abituata così anche tramite le radio e appunto le case discografiche, che anche loro sono le prime a non avere una ricerca, magari dove sarebbe giusto andare a cercare, ma. È che non si può dare una colpa a uno o l'altro direttamente, è colpa della discografica, è colpa della radio, che è un sistema che si è creato negli anni, quindi bisogna pensare che le discografiche sono come delle aziende che producono materassi alla fine, cioè è un'industria, capito? Devono far quadrare i conti, quindi CD devono venderli e se lo standard di vendita per poter campare nella musica è diventato questo nel corso degli anni. E non possiamo dire è colpa loro, capito? Perché altrimenti non venderebbero se di proporre
la musica come si proponeva negli anni 70, diciamo. Quindi non è che posso dire, possiamo dire, sono loro cattivi, no? Perché devono far tornare i conti, hanno un bilancio e devono cercare di vendere il più possibile, come tutti, perché il mercato è spietato, la gente non compra più i CD, quindi qua pian piano si andrà la morte lenta, diciamo, della discografia, ma del disco come strumento, perché con l'avvento di internet, la pirateria, un po' crisi o no crisi, e i CD proprio non si vendono più, quindi pian piano con gli anni si resetterà tutto, credo, magari in 10, magari in 20, magari in 30 anni, però ci sarà una resettata generale e dal quale poi si ripartirà e la musica avrà un altro valore, diciamo, un altro valore sociale, un altro valore anche economico per chi la produce, per chi la fa, e si rimetterà tutto ad un livello dove probabilmente chi sopravviverà sarà chi saprà essere autoprodursi. Ma proprio a livello anche culturale sarà chi avrà tipo un qualche cosa da dire per il quale elevarsi rispetto agli altri. Magari bisognerà essere un po' più impegnati, un po' appunto non fare musica secondo i dogmi attuali della musica moderna, certo, che è fatta col ritornello entro i 30 secondi e con il cantato dopo 5 secondi. Tutte queste cose qua sono leggi che altrimenti la gente skippa il CD e cambia stazione radio. Quindi le radio sono vincolate dal fatto che se c'è una parte troppo strumentale rischiano di perdere l'ascoltatore, e la discografica pensa che appunto la radio, se perde l'ascoltatore, non passa più il tuo artista, e è un circolo vizioso. Un meccanismo terribile, infernale, complicatissimo. Natalia, sei giovane, ma insomma in gamba, complimenti per la domanda. Hai aperto un mondo e insomma ne continueremo a parlare.